Con quasi un quintale di droga in auto, si sono scontrati con un tir in autostrada per poi fuggire in mezzo ai campi di Vittoria Puana. È andata male però a due corrieri della droga, due tunisini che nel giro di poche ore sono stati inseguiti e arrestati dagli agenti del commissariato di polizia di Forte dei Marmi. I fatti sono accaduti martedì sera intorno alle 19.30 sulla A12. A scoprire il bottino di stupefacente, 89 kg di hashish suddivisi in panetti di varie dimensioni, sono stati gli uomini della polizia stradale della sezione di Viareggio, intervenuti sul luogo di un incidente a nord del casello Versilia. Ma a bordo della Fiat Panda incidentata, colpita sulla fiancata sinistra, non c'era già più nessuno. Nell'abitacolo i poliziotti della stradale hanno però subito individuato numerosi sacchetti di cellophane. Il tempo di intuire che si trattasse di una partita di droga, che gli agenti sono riusciti a vedere due sagome fuggire nel buio verso i terreni adiacenti l'autostrada, riconoscendo gli abiti di uno dei due fuggiaschi. Subito è scattato l'allarme via radio. Una decina i poliziotti del commissariato di Forte, dispiegati dalla questura di Lucca, oltre agli equipaggi della Polstrada. È bastato poco per chiudere il cerchio intorno ai due fuggitivi, bloccati da alcuni agenti in borghese in un campo di via Padre Ignazio da Carrara a Vittoria Puana, poco distante dal commissariato. Uno dei due aveva in tasca ancora le chiavi della Panda. La droga è stata sequestrata e i due tunisini, regolari in Italia, sono finiti in manette.